Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo canale dedicato alla pesca. Iscrivetevi subito se ancora non l'avete fatto e mettete la campanella per rimanere aggiornati nei prossimi video. Oggi voglio farvi vedere tre tipi di recupero a spinning per la trota in due maniere diverse. Iniziamo subito con il primo tipo di recupero. Il primo tipo di recupero è un recupero abbastanza facile, sarà un recupero costante e lineare. Possiamo farlo in due diverse maniere. La prima maniera può essere veloce oppure lenta, in base alla circostanza in cui vogliamo pescare. Per esempio, se vogliamo pescare un po' più sul fondo, recupereremo un po' più lentamente. Se invece vogliamo pescare più in superficie, recupereremo più velocemente. Innanzitutto, dopo aver lanciato, aspettiamo comunque qualche secondo perché ci potrebbe essere un attacco. Questo è un tipo di recupero che io lo consiglio in partenza, in modo tale che possiamo sondare più il fondale, la superficie dello spot e capire in quale zona ci sono le mangianze, insomma. Dobbiamo capire la strike zone. Un altro tipo è sempre il recupero lineare, ma più veloce. Innanzitutto, se capiamo che le trote comunque sono abbastanza attive, questo tipo di recupero vedrete che sarà parecchio efficace. Un altro consiglio che posso darvi è: se sentite una mangiata mentre state recuperando ma non si allama, fate uno scatto con un recupero in modo da stimolare ancora la trota all'attacco, come in questo caso. Ok ragazzi, secondo tipo di recupero, stop and go. Questo è un tipo di recupero che io preferisco e utilizzo maggiormente de degli altri. Innanzitutto possiamo farle anche questo in due maniere diverse. In questa maniera lo faremo con molte più bracciate per recuperare e ci fermeremo. Faremo qualche bracciata e ci rifermeremo. Questo è un tipo di recupero che simulerà qualcosa che sta nuotando con difficoltà e stimolerà molto l'attacco delle trote. Inoltretutto sonderemo ancora di più lo spot in cui stiamo pescando. Il secondo metodo, sempre stop and go, sarà effettuato con meno bracciate. E il consiglio comunque è sempre di aspettare un po' quando la nostra esca tocca l'acqua e continuiamo a pescare. Facciamo all'incirca 2-3 bracciate e ci fermiamo. Con questo tipo di recupero ci può aiutare a rimanere più o meno all'altezza in cui vogliamo pescare. Per esempio, se stiamo pescando a 1,5 m o 2 m di profondità, con questo tipo di recupero ci permetterà di rimanere più o meno in quell'altezza fino sotto da noi, insomma. E un altro consiglio è di comunque recuperare sempre anche fino a 1 m da noi, perché ci potrebbe essere l'attacco, come in questo caso. Sono qua sotto. Ok ragazzi, siamo arrivati al terzo tipo di recupero. Il terzo tipo di recupero sarà un recupero lineare più le cercate. E innanzitutto questo tipo di recupero ci permetterà di rimanere a galla e praticamente pescheremo a 30 cm di profondità. E questa è diciamo, una tecnica che è molto efficace se le trote sono parecchio attive. Invece in questo caso, se capiamo proprio che le trote stanno in superficie,
Dopo il lancio non dobbiamo nemmeno aspettare che l'esca scenda, aspettiamo proprio un secondo e iniziamo subito a recuperare, sempre con delle cercatine leggere e è un recupero abbastanza veloce. Grazie ragazzi, il video finisce qua e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere nei commenti se il video vi è stato d'aiuto.